Barbara D'Urso prima di Domenica Live, la nostalgia e i festeggiamenti. Domenica Live, Barbara D'Urso ricorda la sua vacanza estiva. Barbara D'Urso ritorna domani con Domenica Live e a poche ore dalla diretta del Didi Festa la conduttrice napoletana ha caricato sul suo profilo Instagram una sua foto risalente alla sua vacanza a Miami. Nella didascalia dell'immagine, Barbara ha poi scritto queste parole. Anche se a Milano è nuvoloso e fa freddo e a me sembra di stare qui davanti al mare. Grazie a voi e a questa settimana di successo che ci avete regalato. Buon sabato. Cancelletto buon weekend cancelletto pomeriggio 5 cancelletto domenica live cancelletto col cuore. Insomma, non solo la D'Urso ha ricordato con un velo di nostalgia la sua vacanza trascorsa nella città balneare americana, ma ha anche ringraziato, come d'altronde fa ogni giorno, i suoi fan per il successo che quotidianamente le regalano sia con Pomeriggio 5 che con Domenica Live. Barbara D'Urso era volata a Miami il giorno stesso dell'ultima diretta del talk di Video News, apparentemente da sola, la conduttrice infatti aveva pubblicato in quei giorni numerosi selfie in cui non era mai apparsa insieme ad amici o eventuali flirt, e aveva addirittura sviato i suoi followers caricando nel medesimo social anche scatti in cui era ritratta a Milano. Barbara D'Urso ritorna con Domenica Live domani, il trionfo per gli ascolti. Barbara D'Urso in seguito era volata a Napoli, dove aveva passato il resto delle sue vacanze. La conduttrice di Domenica Live ha ripreso il suo lavoro a inizio settembre, andando in onda ormai da un mese con Pomeriggio 5 e da due settimane con il rotocalco domenicale. Entrambi i suoi programmi non hanno mai temuto la concorrenza durante questa stagione televisiva, tanto che la conduttrice partenopea anche questa volta ha ringraziato di cuore i suoi fan per l'affetto che ogni giorno le dimostrano. La diretta di domani sarà comunque l'ultima senza concorrenza, a partire da domenica 1 ottobre infatti tornerà sui palinsesti di Rai 1 Domenica in condotta dalla giornalista Cristina Parodi. Quella di domenica prossima sarà quindi la vera prova riguardo all'affiatamento dei telespettatori nei confronti della trasmissione di Video News domenicale, il pubblico si sintonizzerà ancora su Canale 5 o girerà le spalle a Barbara D'Urso e preferirà visionare la nuova domenica targata Rai? La Parodi durante una recente intervista ha palesato tutte le novità del programma, compresa anche una trasformazione caratteriale del suo personaggio, insomma. Cosa proporrà di nuovo? In merito invece alla rivalità delle due conduttrici, sia Barbara che Cristina sembrerebbero vivere serenamente questa nuova battaglia televisiva, entrambe infatti durante un party tenutosi a Milano si sono fatte un selfie insieme, e hanno scritto nella didascalia della foto di essere molto amiche.